Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa nuova lezione di Dolce Fiore. Di Dolce Fiore ho effettuato due trascrizioni, una utilizzando le 5 dita, una le 4 dita. Vedremo la prima parte, insomma, tutta quella con 5 dita. Il brano è questo. Continua con la seconda parte, noi ci fermiamo qua oggi praticamente. Allora, passiamo allo studio di questa prima parte. Diciamo che in questa prima parte basterà imparare un primo rigo per, insomma, imparare già due righi, insomma, è ripetitiva praticamente, quindi basterà imparare in totale tre righi, abbiamo imparato la prima parte, quindi importante vedere bene questi righi. Quindi siamo in quinta posizione, utilizziamo anche il pollice in apertura, quindi mettiamo un metronomo. Il metronomo in questo caso 2, 3, no. La faremo molto lenta, eh. Anzi, togliamolo prima il metronomo, così vediamo prima solo i tasti da premere. Quindi questo è un tempo tagliato, vedete? 2 fratto 2 significa tempo tagliato, cioè dovremmo portarlo 1, 2, 3 qua, 1, 2, 3 qua, cioè una pulsazione, due movimenti, ma noi non faremo così. In fase di studio porteremo 4 movimenti, quindi 1, 2, 3 qua, chiaro? Cambia solo la suddivisione praticamente, però non andiamo troppo sul teorico perché questo è un metodo a numeri, quindi per chi non conosce la musica, insomma, è arabo, quindi va bene così. Insomma, per capirci, metteremo dopo il metronomo, insomma, ogni pulsazione sarà praticamente un basso, per capirci. Bene, allora, inizia in levare, vedete? Siamo su 1, 2, 3. Questo è il quarto movimento, 1, 2, 3, pam, pam. E così, ascoltate, 1, 2, 3, 2, 3, quindi 1, 2, 3, contate così, 4, quindi 1, 2, 3, l'ultimo movimento mettiamo il pollice, chiaro, in levare, quindi, cioè, in levare quando lo porteremo in due mezzi, ora pensiamo sul quarto movimento, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Questo qua. Allora, andiamo nuovamente sul quarto movimento, mettiamo il metronomo 80. Mettiamo il metronomo 80, ecco qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, quindi pollice 3 in apertura. 1, 2, 3, 4. Sul terzo dito dobbiamo sentire tre pulsazioni, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2 pulsazioni, 3 pulsazioni. Facciamo pure più lenta magari, è più semplice memorizzarla. 60, è molto lento, eh? Quindi è 1, 2, 3, il pollice qua, una pulsazione, due pulsazioni, tre pulsazioni, poi due cerchiate in apertura, una pulsazione. E il quarto dito, qua contiamo. Dobbiamo sentire quattro pulsazioni, non sono quattro pulsazioni complete perché in levare della quarta pulsazione suoneremo due note, quindi è così. 1, 2, 3, 4. Appena sentiamo la quarta pulsazione, diciamo, solleviamo il tasto, quindi così. 1, 4. Ancora questo, 1, tutto dall'inizio. 1, 2, 3, 4, 1, 3 pulsazioni, due cerchiato. Il 4 pulsazioni, chiaro? Ancora questo, quindi 1, 2, 3, pollice, sul terzo dito 3 pulsazioni, 2 cerchiato, il 4 pulsazioni e lo lasciamo, chiaro? Appena sentiamo la quarta pulsazione la lasciamo, nuovamente questo, quindi 1, 2, 3, il pollice, 3 pulsazioni, 2 cerchiate, una pulsazione, 4 pulsazioni. Ok, fate questo e quanto scritto è questo, eh? Quindi ve lo spiego. Qua contiamo una pausa, questa 1, 2, 3 pulsazioni, poi sul pollice una pulsazione,
Sul terzo dito 3 pulsazioni, 1, 2, 3, il 2 cerchiato una pulsazione, il quarto dito, ascoltiamo 4 pulsazioni, siamo arrivati qua. Non appena sentiamo la quarta pulsazione lasciamo il tasto perché poi vedremo in levare e seguiremo queste due note. Ora ripetete per il tempo necessario per memorizzare questo blocco, questo primo blocco, insomma, per ore e ore, fin quando siete sicurissimi. Va bene? Mettete in pausa e fatelo. Non andate avanti se non l'avete fatta. Bene, fatto questo, poi potete anche leggermente poi velocizzarlo, quindi 1, 2, 3, 1, 2, 3, chiaro? Quindi però fatelo prima lento, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, chiaro? Nuovamente questo più lento, vabbè, bentornati, avete memorizzato questo primo blocco, quindi 1, 2, 3, qua, 1, queste diciamo quattro note. Ora, beh, una volta che abbiamo memorizzato questo, sul quarto movimento mettiamo un metronomo così lo capiamo meglio, così andiamo direttamente dal quarto dito che è l'ultima nota, da qui vedete, dove ho detto prima che dobbiamo contare quattro pulsazioni e suoniamo anche queste due note in levare. Oppure possiamo fare diversamente, facciamo il blocco successivo. Quindi possiamo fare un... Facciamo direttamente, andiamo avanti, è tutto in diretta come sempre. Lasciamo perdere, insomma, la prima frase l'abbiamo memorizzata. Ora andiamo direttamente in levare. In battere pensiamo un, tara, quindi un in levare queste due note, chiaro? Quindi faremo sempre in apertura il nuovo blocco che inizia, metto una V così vi tornerà utile capire fin dove avete studiato i vari blocchi. Un. In apertura queste due note, tre cerchiate e quattro. Un, bari, un, cerco, un, para. Quindi un e imbattere. Che poi per capirci sarà il quarto, diciamo, la quarta pulsazione. Per ora è un, fate come vi dico, non vi preoccupate comunque. Un. In apertura quindi, ecco qua, la posizione è sempre la stessa. Un, tre cerchiato e quattro. Quindi un, cerco, un, cerco, un, cerco, un, cerco. Velocità siamo a 60, è molto lenta. Un certo, però è meglio impararla lenta, quindi ancora un certo, sempre in apertura. Un certo, un certo, quindi un tre cerchiato e quattro in apertura. Mettete in pausa, fatelo per il tempo necessario per memorizzarlo. Non tornate su questo video se non avete le idee chiare. Bene, bentornati, avete imparato queste due note in apertura in levare, quindi un, certo, dobbiamo aggiungerlo a quattro note in chiusura, il 3, ogni nota una pulsazione, il 3, il 2 cerchiato, il 4 e il 3 cerchiato, sempre la stessa posizione, però in chiusura, quindi 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, ancora questo, 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, lo faccio più lento senza pensare al metronomo, il terzo dito. Poi il 2 cerchiato, il 4 che è questo e il 3 cerchiato che è questo. Chiaro? Ancora questo, quindi 3 in chiusura, questo blocco in chiusura, che è la prima, seconda, terza, quarta, penultima battuta del primo rigo, quindi è così, il 3 in chiusura, 2 cerchiato, il 4 e il 3 cerchiato, chiaro? E questo. Ancora questo. Queste quattro note facciamo per 5 minuti. 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato, ancora 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato. Bene, mettete in pausa e ripetetele, insomma, per un bel po' di tempo. Sono queste quattro note che vi faccio vedere. Chiaro? Sì, dal 3, 2 cerchiato, 4, 3 cerchiato. In chiusura, fatela per il tempo necessario per assimilarla. Chiaro? Bene così, quindi avete imparato queste quattro note così. Vi ricordo che è lentissimo come tempo, però va, capito così. Ora colleghiamo le due note che erano prima in apertura, quindi un, queste due, un, pa, un certo, solo una volta queste parole, un certo a queste due e subito chiudiamo con le altre quattro così. Quindi un certo, quindi un certo, ancora
ancora un certo. Vi invito a mettere il metronomo, vi aiuta tanto, eh? Quindi un e in levare facciamo queste due note, tre cercate e quattro, sono quelle di prima. Un certo, e subito dovremmo agganciare il 3 in chiusura, eh? Un certo, fate solo questo come esercizio, un certo, subito il 3 in chiusura, un certo, chiaro che sono queste tre note, stiamo eseguendo queste tre note, queste due in levare insieme al 3, collegandola. Chiaro, pensate un qui, un certo qui, il 3 in chiusura, fatelo per mezz'ora, va bene, il tempo necessario per assimilarlo, vedete voi, ancora questo, un certo, ancora un certo, bentornati, ora mettiamo le altre note, tutte e quattro le note, quindi un certo, quindi un certo, chiaro? Ancora questo, un. Andando avanti mettiamo il 4 che dura due pulsazioni, e il 3, 1, quindi in apertura, il 4, due pulsazioni, il 3, una pulsazione, ancora questo, il 4, due pulsazioni, il 3, una pulsazione, quindi 1, 2, il 3 e ci fermiamo, quindi fino alla penultima nota di questo rigo, tranne l'ultima nota, insomma, 1, 2, fate questo per 5 minuti, 1, 2 pulsazioni, una pulsazione, quindi in apertura sempre il quinto tasto, prima il 4 e poi il 3. Chiaro? Bene. Fermate il video e fatelo. Bene, bentornati. Ora colleghiamo quelle due note in levare 1 a questo blocco, cioè tutto il blocco, quindi ancora 1. Queste due in apertura, 3 cerchiate 4. 1. Queste 4 in chiusura. E quelle due che abbiamo imparato poco fa, il 4 due pulsazioni e il 3 una pulsazione. Ora le leggo. 1 4 due pulsazioni, 3 una, ancora questo 1, apro col 4 due pulsazioni, 3 una, ancora questo 1, apro col 4 due pulsazioni, il 3 una, chiaro? Va bene così. Ora che faccio? Questa parte la legherò per un giorno, due giorni, fin quando uscirà bene, quindi 1, 2, benissimo, e poi leggo tutto il rigo, quindi tutto il rigo è così, 1, 2, 3, 4, 3 pulsazioni, 2 cerchiato, 1, 2, 3, 4, apro col 4, 2 pulsazioni, 3, 1. Quindi collegate ora il quarto dito, cioè qui vi faccio vedere. Non dovete pronunciare più l'un. Noi prima di qui abbiamo pronunciato un tara, chiaro? Suonate il 4, pensate 4 pulsazioni, tipo 1, 2, 3, 4 in levare, sto levando subito, suonate queste due note, chiaro? Faccio solo il 4, quello che ho fatto vedere ora è così. Una pulsazione, 2, 3. Qua fate solo questo esercizio, il collegamento diciamo da una parte all'altra, quindi 1, 2, 3, qua, quindi il 4, una pulsazione, due pulsazioni, 3, 4 e poi proseguite, quindi tutto il rigo, fatelo questo per un'oretta, una volta che siete sicuri collegate tutto il rigo e sarà così, 1, 2, 3, qua, 1, 2, due cerchiato, il 4, 1, 2, 3, qua, chiudendo ora, apro, 1, 2, 3 e lascio, quindi facendo così ovviamente ora è 60, voi aumentate poi la velocità, ad esempio a 2 alla volta o 5 alla volta e man mano farete quando siete sicuri più veloce, quindi 1, 2, 3, 2, 3, qua, 4 pulsazioni, 2, ora siamo a velocità diciamo 80, man mano potete aumentare diciamo gradualmente, ora 100, 1, 2, 3,
Stiamo accendendo man mano, lo velocizzate e alla fine sarà 1, 2, 3. Chiaro, lentamente però. Poi la pulsazione la potete portarla in modo diverso. Ad esempio, se arrivate a 100, ora l'abbiamo fatta a 100. Possiamo mettere, sentite, risentite l'accento. 1, 2, 3, qua. 1, 2, 3, qua. La stessa cosa, possiamo abbassare la velocità, quindi a 50, dopo che l'abbiamo imparata proprio come le nostre tasche, e pensarla in due mezzi, quindi ogni pulsazione sono due bassi, come se fosse 1, 2, 1, 2, 1, 2. Invece prima era ogni pulsazione un basso. Quindi siamo alla stessa velocità, ho dimezzato la velocità, ma ogni battito metto due bassi, come se fosse, quindi siamo, è la stessa cosa, e sarà così, quindi potete anche solo contare, vedete? 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua. Ogni battito metto due bassi. Se vi è difficile non fate questo, quindi sarà 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3. Chiaro? Allora, benissimo, quindi questo sei riuscito a farlo, se non è un problema. Ora, come notate, una volta che avete imparato questa, che la parte insomma è semplice. Va bene, potete anche evitare di fare queste note proprio sfuggite all'ultimo momento, sì, però poi magari valutate anche voi. La melodia è questa, benissimo. Una volta fatto questo primo rigo fino a qui, basta ripeterlo due volte, quindi siete arrivati già qui, quindi è semplicissimo. Quindi fate due volte questa melodia e sarà così, ascoltate. Ripeto la stessa cosa, vado avanti, c'è il pollice uguale. Bene, ora l'ultima nota del secondo rigo. Dobbiamo scendere sì, in sesta posizione. Ecco qua, una piccola modifica qui, che il 6 va messo dopo qui. Vabbè, il 6 si riferisce a questo, tutto in diretta. Ecco qua, la posizione 6 è qui. Allora, la posizione 6 è qui, quindi scendiamo in sesta posizione, ultima nota di questo secondo rigo e siamo al quarto. Quindi qua la stessa cosa, in levare 1, 2, 3, qua, poi il terzo dito cerchiate in apertura, 4, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, poi il 4, 2 cerchiato, non mettiamo l'acciaccatura ovviamente, 1, 2, 3, qua, facciamo solo questa frase, quindi 1, 2, 3. 2, 3, 2, 3, ancora questo, è tutto in apertura, 1, 2, 3, poi il 4, il 3 cerchiato, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, poi il 4, il 2 cerchiato, 1, 2, 3, e fate questo per mezz'ora, insomma, quindi stiamo facendo questo, l'ultima nota di questo rigo, il quarto in sesta posizione, e andando avanti questo, il 3 cerchiato in apertura, il 4, poi lascio stare questa acciaccatura, 2 cerchiato, 2 cerchiato, fate la prima semplice senza acciaccatura, fatela per il tempo necessario per memorizzare, mettete in pausa. Bentornati, ora sapete fare questo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ora in chiusura 2 cerchiato, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, il 3, e poi apro il 3 nuovamente, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, e ci fermiamo qua. Dai, facciamo così, ricolleghiamo tutto dall'ultima nota del secondo rigo, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, era in apertura, ora questo in chiusura, 2 cerchiato, 1, 2, 3, il terzo, ora apro col 3, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, qua. Ancora questo, 1, 2, 3, qua, 3 cerchiato, 3 pulsazioni, poi il 4, 2 cerchiato,
tre pulsazioni, 1, 2, 3, due cerchiato, ora chiudo col due cerchiato, tre pulsazioni, 1, 2, 3, il 3, una pulsazione, apro col 3, tre pulsazioni, 1, 2, 3, il tutto sarà così, mettiamo un metronomo, magari vi aiuta a capire, è così, a 80, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, chiudo, 2, 3, apro, 2, 3, e ci fermiamo qui senza l'ultima nota del terzo rigo. Ancora questo, 1, 2, 3, 2, 3, chiudo, 2, 3, apro, 2. Allora, solo una cosa da tenere presente, insomma. Ripetete questo per ore e ore, però potete tenere il tasto premuto. Notate, quando, dopo che avete fatto questa frase, ecco qua, il due cerchiato, potete solo invertire il mantice. Stessa cosa vale qui, due cerchiati in apertura. Se lo teniamo premuto, ci servirà per qui. Qui la stessa cosa, il 3 in chiusura, se lo teniamo premuto, lo possiamo suonare in apertura. E quindi vi faccio sentire com'è lentamente. 1, 2, 3. Il 3 cerchiato, 3 pulsazioni, poi il 4, 2 cerchiato, 3 pulsazioni, 2 cerchiato, lo tengo premuto e inverto il mantice, 2, 3, lo tengo premuto e inverto il mantice, 3 pulsazioni, se sembra difficile non lo fate così, alla fine è questo, 1, 2, 3, qua, 1, 2, 3, qua, 2, 3, chiudete, aprite, col metronomo a 80 così. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Qua. 1, 2, 3. Qua. 1, 2, 3. Qua. 1, 2, 3. Ci fermiamo qui. Bene, fatelo per giorni questa. Benissimo. Bene, bentornati. Ora l'ultima nota di questo terzo rigo. Abbiamo il terzo in apertura, quindi in levare. 1, 2, 3. Ovviamente contiamo la nota di prima, non la calcoliamo, quindi facciamo magari anche direttamente il 3. Però è meglio se contiamo 1, 2, 3. Quindi il 3 in apertura col 2 cerchiato che dura 3 pulsazioni. Quindi 1, 2, 3. Qua. 1, 2, 3. Il 3 cerchiato, il 3. Passo un po' la velocità così riesco più insomma, a parlarvi sopra, ho poco tempo se no per comunicarvi. Allora, 1, 2, 3, il 3 cerchiato, il 3 in apertura, così 1, 2, 3, il terzo dito, 2 cerchiato, 3 pulsazioni, il terzo una pulsazione, ora salgo e chiudo, quindi vado in quinta posizione e premo il 3, 3 pulsazioni, 1, 2, 3, nuovamente il 3. Ripeto questo, quindi tutto questo blocco, il 3 in apertura, 1, 2, 3, il terzo, 2 cerchiato, 3 pulsazioni, salgo, 1, 2, 3, poi aggiungo il 2 cerchiato, 2 pulsazioni, scendo con la posizione, il 3, 2 pulsazioni, e il 4, 3 pulsazioni, 2, 3, e mi fermo qui, chiaro? Quindi ripeto dall'ultima nota del terzo rigo lentamente, tolgo il metronomo, quindi 1, 2, 3, il terzo, 2 cerchiato, 1, sempre in apertura, 2, 3, il 3, salgo col 3, 1, 2, 3, potete anche fare solo questo blocco se è confusionario, sì, possiamo fare anche solo questo, sì, forse è meglio, quindi 1, ultima nota del terzo rigo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qua. Fate solo questo per una mezz'ora. 1, 2, 3. 1, 2, 3, qua. 2, 3, ancora. 1, 2, 3. Qua. 2 cerchiato, 3 pulsazioni, il 3. Salite col 3. 1, 2 pulsazioni, 3 pulsazioni. E fate sempre questo. 1, 2, 3. Poi suonate il 3. 2 pulsazioni su 2, 3 pulsazioni sul 2 cerchiato, 1, 2, 3, poi il 3, quinta posizione, 3 pulsazioni, e sarà questo, quindi 1, 2, 3, 1, 2,
questo per insomma il tempo necessario per memorizzare. State facendo questo, eh? Il 3, ultima nota del terzo rigo e queste note. Fino al 3, ci siamo fermati qua, è meglio. Prima siamo andati avanti, però magari alcuni incontrano difficoltà a memorizzare una melodia, diciamo, così lunga. Fate solo questo, quindi prima del due cerchiato c'è il 3. Sì. E quindi, bentornati, sapete fare questo. 1, 2, 3. 2, 3. Andando avanti abbiamo, quindi aggiungiamo il 3, due cerchiato, c'è un altro 3 praticamente di una pulsazione. Due cerchiati, due pulsazioni, poi andiamo in sesta posizione, quindi più sotto il 3, due pulsazioni, e il 4 in apertura, tre pulsazioni. Ripetiamo solo questo blocco di ora, quindi il 3 una pulsazione, due cerchiati, due pulsazioni, poi scendete di una posizione, il 3, due pulsazioni, il 4 in apertura, tre pulsazioni, e sarà così. E questo quindi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, il 4 in apertura, 3 pulsazioni. Ora colleghiamo questo, vabbè, fate sto blocco per un'oretta. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ripetetela tantissimo, poi ritornate su questo video. Bene, bentornati. Ora sapete fare questo. 1, 2, 3. In apertura il 4, lo collegate, diciamo, alla frase di prima, che parte dall'ultima nota del terzo rigo, quindi è che è così: 1, 2, 3, 2, 3, poi la frase di poco fa, collega ancora questo. Metto un metronomo così forse vi aiuta. È un po' più lento di come lo facevamo, quindi è così. 2, 3. Tre pulsazioni. Chiudo. Due pulsazioni. Due pulsazioni. Tre pulsazioni in apertura. E mi fermo qua. Perché mi fermo qua? Perché poi sotto è la stessa cosa. Quindi collegando tutto, questa seconda frase, che parte praticamente dall'ultima nota del secondo rigo, è così. Questa è la prima frase che avevo imparato prima, proprio un po' di tempo fa. La ricordate ancora questo? In apertura, chiudo. Se avete qualche titubanza, tornate indietro e ristudiatela. Poi l'ultima frase di poco fa. In apertura il 3, ultima nota del terzo rigo. Chiudo. Ancora questo, quindi ripeto dall'ultima nota del secondo rigo, quindi il quarto in apertura, in sesta posizione. Chiudo col 2 cerchiato, apro col 3. Ora siamo all'ultima nota del terzo rigo. Due cerchiato, poi scendo. Benissimo. Ora facciamo una cosa, forse è meglio, anche se le note sono semplici, molti potrebbero incontrare difficoltà. Allora vi faccio vedere la partitura senza problemi. Quindi abbiamo ripetuto di qua, abbiamo fatto fino a qua. Ripetetela ore ed ore questo. Quindi il quarto dito prima del 3, qua c'è un quarto dito fino qui. Fatelo ore e ore, poi fate di qua andando avanti. Fino qui, tranne l'ultima nota. Perché? Che ripete la stessa cosa, ascoltate, quindi ve la faccio ascoltare, questa ultima nota del secondo rigo. Chiudete, aprite, chiudete, salite, due cerchiato, scendete. Ora, e nient'altro, non andate avanti perché nient'altro è ripetizione della stessa parte, quindi questi due righi che avete imparato poco fa sono uguali. Quindi se notate, andando avanti, avete il quarto dito qua è come sopra, proprio uguale. Il quarto dito come sopra va avanti uguale, tranne l'ultima, praticamente l'ultima nota. Cambia solo l'ultima, dovete solo memorizzare questa, l'ultima.
Perché vi farò ascoltare ora la stessa frase che si ripete, che ormai l'avete, diciamo, memorizzata. Se non l'avete memorizzata, non proseguite con questo video, farete ulteriore confusione. Quindi, la prima frase che ho ripetuto poco fa, andando avanti, ripete la stessa cosa. Vabbè, la faccio ascoltare nuovamente tutta questa frase. Chiudo. Apro. Salgo, chiudo. Invece di fare il 3 sotto, rimane qua e apre con 4 e 3 per andare, diciamo, alla pagina successiva, quindi alla seconda parte, sì, 4 e 3. Tutto qua. Allora, quindi cambia solo una nota. Ci sono gli abbellimenti che per ora vi sconsiglio di fare perché diventa un po' complicato, però ve li posso velocemente spiegare. Bene. Andiamo sempre a questa parte che è quella dove ci sono gli abbellimenti, quindi siamo dopo che l'avete memorizzata, ritornate su questo video dopo magari un mese, 2 mesi, vi vedete gli abbellimenti. Quindi il quarto dito, tre cerchiato, invece di fare solo due, fate due cerchiato, quattro, due cerchiato, poi il due, chiudete col tre cerchiato, due, questi due, poi il tre, in apertura, tre, due cerchiato, tre, poi il tre. Il rigo successivo, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, poi il 3, salite di una posizione, 3, 4, 3, poi il 3, qua c'è un'altra acciaccatura, 2 cerchiato, 4, 2 cerchiato, poi scendete, fate 3, 2 cerchiato, 3 e 4 in apertura e sarà così lentamente. Chiudo. Un'altra acciaccatura ora, un'altra acciaccatura, poi il 3, salgo e faccio un'altra acciaccatura doppia, due cerchiato, quattro, due cerchiato, poi scendo, non fate le acciaccature subito, farete solo confusione. Andando avanti il collegamento non c'è nuovamente il 4 ma un'acciaccatura così, se la volete fare. Non è che tutte queste acciaccature dovete farle per forza tutte, potete anche non farle così, chiaro? Quindi poi vi consiglio, insomma, per quanto riguarda le acciaccature, insomma, di seguire il metodo, insomma, che ho creato quella per gli abbellimenti, terzine e agilità, insomma, che è un metodo dedicato alla mano destra, perché spesso insomma, mi chiedono di mettere abbellimenti e questo metodo affronta proprio questa difficoltà, sia per un metodo studiato sia per i due bassi che per i due quattro bassi e per l'otto bassi, è la stessa cosa, chiaro? Quindi vi consiglio di fare questi esercizi che a breve usciranno alcuni video, se ne sono già usciti, e dipende quando pubblicherò i video, insomma, tutto qua. Va bene così, quindi abbiamo fatto questa prima parte con questo video, insomma. Ultimiamo questa prima parte, ripetetela con calma, insomma, quindi senza andare di fretta. Come avete notato, si aggira tutto in 3 righe, è molto semplice. Importante non andare di fretta e studiare bene quei pezzi che abbiamo detto. Bene, che dire, imparate bene la mano destra, ricordatevi che ci sta anche la partitura col secondo dito, invece di iniziare col pollice basta allargare il secondo dito così, tutto qua, è un tasto, niente di che. I bassi sarà l'ultima cosa da mettere e anche gli abbellimenti, fatela per qualche mese, insomma, senza abbellimenti, chiaro? Bene, per questa lezione è tutto, se il video vi è piaciuto, insomma, condividetelo, se vedo che ci sarà molto interesse farò altri video, altrimenti, insomma, rimarrà, diciamo, solo questa lezione. Bene, per questa lezione è tutto, un saluto da Mario Carbone e alla prossima lezione. Ciao a tutti!